dovrà farcela Viteritti, dunque lascerà il posto verosimilmente a Novella, ma tra i giocatori che potrebbero entrare c'è anche Rossi con la maglia numero 10. Okay, giocatore che ha ricevuto l'indicazione. Van de Putte, Iemmello si scontra col portiere, la palla è in rete, ha pareggiato il Catanzaro con Pietro Iemmello. Il riscatto di Iemmello al 24esimo della ripresa. Uscita così così da parte di Loria, che era stato grande protagonista nel corso del primo tempo su quel calcio di rigore parato proprio a Iemmello. Qui ad rimproverarsi qualcosa, pareggia il Catanzaro nella maniera forse anche un po' casuale, ma è un gol pesantissimo nell'ottica dei 180 minuti. Sì, sì, sicuramente un'incertezza da parte di Loria e Bizzotto, bravo Iemmello a crederci, ha fatto gol, come dici tu, forse nel momento non ottimale da parte del Catanzaro è arrivato questo pari che sicuramente darà più forza alla squadra di Vivarini, che cercherà adesso secondo me anche di vincerla, perché vuoi non vuoi il monopoli sul piano fisico andrà un po' in difficoltà, quindi il Catanzaro adesso potrà accelerare, c'è ancora tre cambi da poter fare, ecco i giocatori che ci sono in panchina, può ulteriormente fare un salto di qualità notevole il Catanzaro. E adesso è festa per i 498 cuori giallorossi arrivati dalla Calabria a spingere il Catanzaro di Vivarini.